questo numero del Salus TG, il 20 febbraio, convocazione dei sindacati medici sul contratto. Scienziati americani trasformano cellule staminali in vasi sanguigni. Medici in via di estinzione, FNOMCEO chiede a Lorenzin di riaprire il tavolo tecnico. Qualcosa si muove per il rinnovo del contratto dei medici e della dirigenza dell'SSN. I sindacati sono stati convocati per il 20 febbraio, così vengono meno i presupposti alla base dello sciopero dei medici del 23, afferma il segretario nazionale della FP-CGL, medici e dirigenti Andrea Filippi. Al tavolo, fa sapere il dirigente sindacale, sono state convocate anche le regioni. Non depone le armi invece la Roy EMAC, il sindacato degli anestesisti, rianimatori e ospedalieri, per cui a meno che il 20 febbraio non vengano proposte condizioni minime per iniziare un confronto, il 23 febbraio sarà sciopero, anche nel caso in cui dovessimo protestare da soli. Cellule staminali che si trasformano in vasi sanguigni. A ottenerle scienziati americani che stavano studiando una malattia degli occhi. Le persone che hanno una versione mutata del gene ATF6 nascono infatti con una fovea, la regione dell'occhio responsabile di una visione nitida e dettagliata, malformata o mancante. I ricercatori sono stati quindi i primi a collegare l'ATF6 a questo tipo di compromissione della vista e a scoprire che un composto chimico che attiva il gene è in grado di convertire le cellule staminali prelevate dal paziente in vasi sanguigni. Chiediamo al Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, oltre al più volte auspicato aumento del numero di borse e di contratti, la riattivazione urgente del tavolo tecnico sulle problematiche in materia di medicina generale e il suo ampliamento alle questioni relative alla programmazione delle attività formative specialistiche. Così Filippo Anelli, Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi.